Sei mesi dal mercato di gennaio per inseguire la salvezza e puntellare la panchina di Giordano. Con queste credenziali il Messina si presenta di fronte al suo pubblico chiedendo sostegno e fiducia. Subito in campo quattro nuovi arrivi, il portiere Paoletti, i centrocampisti Candelà e D'Aversa e l'attaccante Bakayoko. Sonetti presenta un Ascoli abbottonato con Paolucci unica punta e un centrocampo a 5. La prima palla gol è per i siciliani al 55esimo secondo di gioco, ma la girata di Iliev è troppo debole per impensierire Pagliuca. Al 12esimo Soro riesce a tenere in campo un pallone difficile e a servire lo stesso Iliev, il cui cross però viene intercettato dall'anticipo di un difensore. Al 18esimo punizione di Parisi dalla destra, Bakayoko devia sul fondo ma si arrabbia segnalando all'arbitro Tagliavento di essere stato trattenuto per la maglia. Ascoli riesce a venire fuori a fatica dalla propria tana. Al 21esimo c'è un cross dalla destra che semina il panico nella retroguardia messinese. Un braccio di Zanchi intercetta il tiro di Paolucci, ma Tagliavento non accorda la massima punizione nonostante le deboli proteste dei marchigiani. E in effetti ci sembra giusta la decisione del direttore di gara, perché il braccio sinistro del difensore del Messina è lungo il corpo e non si muove verso il pallone. Al 26esimo Candelà, l'acquisto più prestigioso del presidente Franza, se ne va in percussione centrale, alza la testa, vede Pagliuca fuori porta e tenta un pallonetto, alto di poco. Bella comunque l'idea dell'ex giocatore di Roma, Udinese e Siena, che non ha grande mobilità ma sicuramente un ottimo piede. Al 29esimo si vede Paolucci che parte sulla sinistra, pianta in asso l'avversario diretto e lascia partire un tiro cross che nessuno riesce a raccogliere. Bakayoko prende palla al 37esimo e punta al centro dove Zanetti lo mette giù. Calcio di punizione pericoloso, tiro di De Napoli sulla barriera che intercetta anche la successiva ribattuta di D'Aversa. Al 40esimo Bonanni converge e lascia partire un sinistro che non impensierisce Paoletti. Ancora Bonanni protagonista al 42esimo, fa fuori Soro, va sul fondo e cross, attacco di Paolucci e parata senza problemi per il quasi omonimo Paoletti. Non manca comunque la personalità a questo ventenne di scuola juventina. E sul punteggio di 0-0 si chiude il primo tempo. Messina che impiega un po' per ritrovare il filo del gioco, al 14esimo corner di D'Aversa, testa di Soro, respinge Pagliuca e l'Ascoli si salva da una situazione difficile. Al quarto d'ora Candelà lancia centralmente Iliev, forse sbilanciato da un avversario, sicuramente anticipato da Pagliuca. Al 17esimo è il serbo a cercare il passaggio smarcante per Alvarez, che entra in area ma non riesce ad evitare Pagliuca, ancora una volta tempestivo nell'uscita. Rivediamo lo splendido assist di Iliev, il taglio dell'honduregno e la chiusura perfetta del portiere ascolano sul suo diagonale. Alla mezz'ora cambia la partita, Iliev irrompe in area e punta di Biagio finendo a terra nel contrasto. Tagliavento non ha dubbi e concede la massima punizione tra le proteste vibranti dei giocatori dell'Ascoli. Proteste tutt'altro che infondate, perché come mostra il replay, Di Biagio si ferma ed è Iliev ad andargli addosso, anche se a velocità normale può sembrare il contrario. Sul dischetto va lo specialista Parisi che porta il Messina in vantaggio battendo Pagliuca di precisione. Al 38esimo corner di Fontana sbuca Di Biagio che incorna alla perfezione e centra il palo. Paoletti è battuto ma il legno lo salva dal colpo di testa del difensore ascolano. Ma gli uomini di Sonetti non si arrendono. Al 45esimo cross di Pesce dalla sinistra, Paolucci brucia in elevazione Zanchi e questa volta Paoletti non può farci nulla. Bellissimo il gol del giovane centravanti ascolano per scelta di tempo e precisione. Mentre i compagni esultano, Di Biagio rivolge una parola di troppo alla panchina messinese. Il quarto uomo Iannone lo segnala a Tagliavento, che mostra all'ex interista il cartellino rosso. Ma non è finita, il Messina è in bambola, l'Ascoli insiste. Soncin lavora un bel pallone in area, serve alla perfezione Paolucci, che non manca l'appuntamento con il 2-1. Finisce con un trionfo per Sonetti e con una pesante contestazione del pubblico all'indirizzo di Giordano, invitato a togliere il disturbo.